Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Abbandoniamo gli speciali di Natale per dedicarci almeno per un video al Capodanno e vi introduco a questa mini classifica delle 10 destinazioni migliori per festeggiare il Capodanno. Non c'è periodo migliore per approfittare delle festività e quindi viaggiare e scoprire posti nuovi. Quindi vi consiglio le 10 località che sono tra quelle più di tendenza per festeggiare l'anno nuovo in arrivo. Al numero 10 abbiamo Minneapolis negli Stati Uniti, che è la capitale del Minnesota ed è in una zona sud-orientale vicino al Mississippi. A Capodanno propone una vasta gamma di eventi, abbiamo i concerti, cenoni, spettacoli teatrali, feste nei locali e eventi per tutta la famiglia. E al numero 9 troviamo Guadalajara in Messico. È una delle città più importanti e visitate perché coniuga una pittoresca architettura coloniale con un centro industriale e commerciale molto moderno. Per così dire, Capodanno inizia e si conclude con una tequila, quindi qualcosa di molto molto tipico. Al numero 8 abbiamo Lima in Perù, che è la capitale ed è anche la città più popolata di questo stato. È un centro molto dinamico e vitale, ricco di feste ed eventi, in particolare a Capodanno, dove i fuochi d'artificio sono una sorta di evento comunitario. La gente comune va nelle piazze dei cortili e comincia a sparare fuochi artificiali per dare vita ad uno spettacolo unico da ammirare con un grande tripudio di luci. Al numero 7 arriviamo in Europa con Amsterdam, nei Paesi Bassi ovviamente. In Piazza Dam abbiamo il concerto di Natale, che finisce di solito verso le 23 per lasciare spazio al conto alla rovescia e ai fuochi d'artificio. Ovviamente non è l'unica festa di Capodanno nella città, in ogni piazza ne viene organizzata una, quindi possiamo anche avere una vasta scelta e anche i locali sono molto animati per festeggiare dopo la mezzanotte. Numero 6, Dublino in Irlanda, sempre in Europa. Da qualche anno la città ha inaugurato il Dublin New Year's Festival, che è stato creato per animare il centro della città per 3 giorni con concerti ed eventi. A questo si va ad aggiungere l'intrattenimento di strada che anima la città anche nei giorni normali e che viene moltiplicato in questi giorni di festa. Al numero 5 ci rispostiamo dall'Europa per andare a San Salvador, che è la città più popolata di El Salvador in America Centrale. E il Capodanno in questa città significa principalmente un'intera notte di festa e balli. Al numero 4, quindi ai piedi del podio, c'è Auckland in Nuova Zelanda, una città che ho visitato anche se comunque non in questo periodo dell'anno. In ogni caso vi lascio il link al video per se volete visitarla insieme a me. Le immagini dei suoi fuochi d'artificio fanno il giro del mondo perché la Nuova Zelanda è comunque una delle prime nazioni a festeggiare il nuovo anno. Merita comunque una visita molto approfondita, quindi niente di meglio che un viaggio per festeggiare il Capodanno per visitarla. Al numero 3, gradino più basso del podio, per Nashville negli Stati Uniti, che è la capitale del Tennessee ed è anche considerata la capitale della musica country. Durante l'ultimo dell'anno Nashville offre una grande varietà di eventi per tutta la famiglia ed uno spettacolo pirotecnico davvero invidiabile. Numero 2, medaglia d'argento per Sydney, dove ho festeggiato lo scorso Capodanno. Come nel caso di Auckland, le immagini dello spettacolo pirotecnico sulla baia di Sydney fanno davvero il giro del mondo. È uno spettacolo davvero senza pari, ci sono eventi durante tutta la giornata ed è davvero molto coinvolgente. Io anche in questo caso vi lascio linkato da qualche parte il video che ho realizzato appunto per il Capodanno dell'anno scorso, in cui ero in compagnia di circa un'altra sessantina di ragazzi italiani e abbiamo appunto atteso l'inizio del 2016 sotto l'Harbour Bridge con vista sull'Opera House, quindi davvero un'emozione unica almeno per me. Numero 1 è medaglia d'oro per Reykjavik in Islanda.
È una città per temerari, ma premia i suoi visitatori con una vivacissima vita culturale ed artistica. Avete a disposizione geyser, aurore boreali e acque termali per rendere il vostro capodanno unico. Io spero che questo video vi sia piaciuto, siamo giunti alla conclusione di questa mia personale classifica. Se avete qualcosa da ridire, non esitate a lasciarmi un commento. E anche se avete passato il capodanno in una di queste città, fatemelo sapere se appunto la consigliate, come è nel mio caso. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Se non lo sapete, potete anche condividere i video sui gruppi WhatsApp. Iscrivetevi per i video del prossimo anno. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!